No, 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 il creeper! Aiuto, no, c'è il creeper! L'amo mi distrugge la casa! Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers. Io sono Jonathan ed eccoci qui ragazzi, di nuovo su Nabbo, su Minecraft. Il Nabbo, eccolo qua, bello e pronto, il joypad alla mano. Xbox One, giocheremo su PC come sempre ragazzi. Il Nabbo c'è, ma c'è un Nabbo stavolta diverso, perché il Nabbo stavolta ha 5 diamanti ragazzi. Cosa faremo con quei 5 diamanti? Lo scopriremo in questo gameplay ragazzi, quindi vedetevelo fino alla fine, perché succederanno cose fantastiche ragazzi. Intanto, in tanti stavate aspettando questo nuovo episodio di Nabbo su Minecraft. Ci ho messo un po' di tempo per farlo uscire, scusate ragazzi, ma ultimamente siamo molto indaffarati. Ma andiamo a vedere i messaggi da leggere oggi. Un messaggio, grazie di tutti i consigli ragazzi che mi scrivete nei commenti. Scrivetemi ancora i consigli su cosa fare, come andare avanti, qual è la migliore strada da prendere, in senso di continuare, cosa costruire, eccetera eccetera. Quindi vediamo, il primo messaggio è di Grattugiato, cioè un iscritto molto 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 fine che scrive: ma quando la fai una nuova puntata? Dai che sei un idolo dei newbie, Jonathan. Grazie, grazie Grattugiato. Io ho scritto molto presto un nuovo episodio, eccolo qua, cioè l'ho scritto una settimana fa. Fa pure rima. Poi Crash scrive: l'attesa verso il prossimo episodio mi sta uccidendo. Povero Crash. Mi dispiace, presto sarei accontentato. Ed eccoti accontentato. Quindi scusate per il ritardo, ma eccomi qua. Poi il messaggio di aiuto che mi consigliava, vi avevo chiesto cosa fare con questi 5 diamanti. E Luigi mi dice: conserva 2 diamanti e fai il piccone. Prendi l'ossidiana che ho fatto nella miniera per il tavolo degli incantesimi e per il portale del Nether. Nether credo. Con un 4 di base per 5 di altezza e va acceso con l'accendino. Spero che tu prenda in considerazione la mia idea. Là è pieno di lava e ci farai morire da ridere. Ah, è pieno di lava. Bene. Quindi farò il consiglio di Luigi. Prenderò il piccone di diamante. In molti mi avete detto di conservare appunto gli altri diamanti per fare il tavolo degli incantesimi. Ma ragazzi, per andare nel Nether c'ho bisogno di un'arma potente, perché io sono un nabbo, quindi mi serve la mia spada in diamante. Ragazzi, la spada è quella che desidero di più, mi piace. Magari sbaglio a farla, era meglio fare il tavolo degli incantesimi, così potevo potenziarla. Però io voglio la spada di diamante ragazzi, la spada di diamante è bellissima. Quindi faccio piccone e spada. Anche molti mi hanno detto piccone e spada, quindi grazie. Ditemi consigli su come fare al meglio, prepararmi al meglio per poi entrare nel Nether. E niente, possiamo partire, non c'è niente più. Grazie Luigi e grazie a tutti quelli che mi hanno scritto i consigli. E andiamo, torna al gioco. Vediamo un po' cosa succede. Siamo nella nostra casa, bella bella. Oh, chi è? Sento dei rumori. Ma chi è? Oh, sto con la spada. Sento un mostro. Dove sta? Dove sta il bagarospo? Sentivo il rumore di un mostro, di uno zombie tipo. Non c'è più. Se n'è andato. Ragazzi, lo sentivate pure voi? Io lo sentivo. Boh. Meglio così che non c'è più. Ma che stai in cantina? Oh, scendi? No, non c'è niente in cantina. Vabbè. Meglio così, meglio così. Oh, sali. Allora, prendiamo quindi i diamantucci. Mi avete detto pure, visto che hai tanto ferro, fatti l'armatura di ferro. Eh sì, prima di entrare nel Nether ragazzi, quindi ci dobbiamo preparare con armatura, spada, di tutto. Eccolo qui, i miei 5 belli diamantozzi. Ne andremo a cercare anche altri ragazzi. Ma il ferro, ah, l'ho usato per i secchi il ferro, giusto? Non ne ho più, io non lo vedo. Aspetta, forse ce l'ho. Ce l'ho dietro, no. Mi avete detto pure tipo conserva la pelle, perché ti servirà, non mi dico, mi sono dimenticato per cosa. Va bene, quindi le bacchette, i bastoncini ce li ho e i diamanti ce li ho. Guarda lì, che soddisfazione ragazzi. 3 me ne servono per fare prima
1, 2, 3. Guardali com'è bello, tutto azzurro spluzzicante. È il piccone di diamante, più 5 danni per colpo. L'incantesimo aumentava la potenza, giusto? E prendiamolo, eccolo qua. Ma devo stare attento a non morire. Se muoio adesso, ragazzi, muoio pure nella realtà. Perché non posso perderlo, non posso perderlo. Allora, la spada, se non sbaglio, si faceva così. Grande, guardali. Guardali, 7 di danno. E adesso i mostri mi fanno un baffo. Che stupido che sono, che stupido. Allora, mettiamo questo, non ci serve. La zappa ci può servire, il cibo, ok. Il manzo crudo. Magari negociamo un pochettino, dai, negociamo un pochettino. Perché avete detto, lo sapevo già. Però il cibo crudo fa come se lo consumassi quasi. Però che devo fare, ragazzi? Quello ci avevo addosso. Stavo per morire di fame. Ma mi mangio la carne cruda, ragazzi. Se voi vi trovate nel deserto e avete delle bistecche di carne cruda, state morendo di fame, voi ve la mangiate pure cruda, ragazzi. Ve la mangiate pure cruda, ve lo dico io. Ve lo dico io, ve la mangiate pure cruda. Allora, aspettiamo che si fa un attimo questo po' di carne. E poi andiamo a prendere l'ossidiana. L'ossidiana con il piccone di diamante la rompo e si prende? Giusto? Credo? Penso? Io mi porto pure i secchi, così posso fare altra ossidiana con la lava che c'è lì. Perché mi hanno detto servono parecchi pezzi per fare il nether. Ragazzi, comunque nel nether, per entrarci, non voglio morire, ragazzi. Cioè, con la spada c'ho tutta questa roba, entriamo finalmente nel nether, poi muoio. Io non so che può succedere. Non so veramente che può succedere. Va bene, prendiamoci 5 pezzi qua, facciamo finire questo qua. Dai, così, 6 pezzi e uno crudo. Va bene. La spada in diamante, guarda lì. Ho il potere nelle mie mani. Ormai ce l'ho in pugno. E andiamo. Usciamo all'avventura. Con la spada in diamante. Andiamo a comandare. E vai. Andiamo nel nether. Mettiamoci la spada se per caso incontriamo qualcuno. Dobbiamo prendere. I secchi li ho presi. Non li ho presi. Il secchio non l'ho preso. Che stupido, che stupido, che stupido che sono. Andiamo, ragazzi. Allora, secchio, secchio. Due, vai, due alla volta. Ma che ci frega. E corriamo. Aspetta, mangiamo pure già. Ok. Wow, me l'ha caricata tutta, grande. Quando è cotto, cotto è buono. Cotto e mangiato ho fatto. Vai, vai. Scendi le scale. Tipo sta facendo tipo metal. Se metti una musica, puoi fare tipo tu. Oh, sto carbone qua mi può servire, poi lo prendo. Ma adesso il piccone di diamante lo uso solo con l'ossidiana, ragazzi. Con che altro materiale mi conviene di usare il piccone di diamante? Solo con solo esclusivamente con l'ossidiana? O va bene anche con altri pezzi? Oh, qui ho tolto tutta la lava. Mo ce la faccio con... ce la faccio a fare il nether con questi pezzi qua. Vediamo quanti ne sono. Mamma mia, ci mette tempo. Me l'ha dato? Sì, un pezzo ce l'ho. Un pezzo, prendilo, eccolo. Mamma mia, ci mette tempo. Ragazzi, allora ritorniamo quando ho preso tutti questi pezzotti di ossidiana qua. Ok, ragazzi, allora abbiamo preso l'ossidiana. Sono arrivato a 15 pezzi di ossidiana. Credo che bastino, perché se non sbaglio in un commento avevo ricevuto, c'era scritto 15, no, tra i 13 e i 14, cioè tra i 12 e i 14, quindi 15 dovrei rientrarci. Poi ho scoperto, ho preso 15 pezzi di ossidiana, il piccone di diamanti è ancora quasi tutto pieno. Ragazzi, ancora quasi tutto pieno. Quindi dura parecchio, sono felice. Sono proprio felice. Attenzione qua però a non morire, eh. Voglio vedere solo. Quindi, ragazzi, con il piccone di diamante mi conviene non usarlo, tipo con la pietra e cose così. Allora, dove avevo trovato i diamanti? Non mi ricordo più. Ah, lì.
Vediamo, voglio vedere se c'è qualche altra cosa in giro. Perché per l'euforia di prendere i diamanti la volta scorsa non ho controllato bene. Queste qui rosse mi servono. La redstone qui mi serve per fare tipo il ferro. I sentieri, se non sbaglio. Che è successo? Sento dei rumori. Ah, c'è la lava qua. Quindi qua intorno qua potrebbero esserci. Dove trovo diamanti, ragazzi, possono esserci anche altri diamanti vicino. Anche se qui già ho trovato diamanti. Che dite? Qui devo stare attento perché può uscire la lava all'improvviso, giusto? Credo. Però sta uscendo tanta redstone. Quindi può darsi che c'è. Dovrei cercare un altro po' per altri diamantozzi. Mi avete scritto pure il livello 12. Ragazzi, questo è il livello 12. Più o meno intorno al livello 12 di profondità. Quindi, vabbè. Dai, uscitemi diamantozzi. Wow. Due episodi, due volte diamanti consecutivamente. È un po' troppo, Jonathan. Infatti, cioè, sei in abbo, quindi... Ma però quanta redstone sto trovando. Però non mi servirà un cavolo, giusto? Non è che vicino alla redstone mi esce qualche diamantuzzo. Intanto sto aumentando di livello. Che mi serve il livello? Christopher me lo disse pure, tipo per potenziare le armi. Più alto sono di livello, più gli incantesimi posso farli, giusto? Se non sbaglio. Va bene, quindi allora abbiamo preso l'ossidiana. Un'altra caverna. Oh, quanta lava. Ava come lava. E che cacchio è? Le torce. Metti torce. Quanta bella roba. Escimi diamante qui dentro. Apparite diamanti. Apparite! Quanto ferro! Qui l'armatura in ferro ce la facciamo, ragazzi. Però non ho trovato i diamanti. Però ho trovato un sacco di ferro. Ferro, vieni a me. Pure il carbone, magari. Cadi dal cielo, ferro! Mamma mia, guarda. Proprio il ferro a migliara. A beveruni, come diciamo noi. Mo scavo sotto, mi esce la lava e sono morto. No. C'è i cosi di diamante. Non facciamo stupidate. Oh, c'è altro ferro là. Oh. Bello il ferro, bello. Mi piace. Cioè, credo che basti questo qua per fare tutta l'armatura. Per prepararci al Nether. Ragazzi, l'accendino poi, mi avete detto fai l'accendino poi per accendere il Nether. Però non mi avete detto come si fa l'accendino. Come si crafta l'accendino? Ma me lo scriverete in migliaia, lo so già. Però ok, andiamo giù. Attenzione alla lava sempre. Adesso c'era altro ferro qua, prendiamolo. Ma non mi può uscire dietro un coso di ferro qua un bel diamantozzo? No, niente. Niente, non appare. Attenzione alla lava, mi cago proprio addosso, ragazzi. C'ho proprio paura della lava. Dopo che sono morto quella volta, c'ho quasi più paura della lava che dei mostri. La sento proprio che bolle dietro di me. La cacchio di lava che mi ha fatto morire. Ma porca miseria, secondo me lì sotto forse ci sono diamanti. Quindi devo stare attento, se scavo più di qua mi esce la lava sicuro in faccia. Va bene, quindi abbiamo preso il ferro. Mettiamoci la spada in diamante per proteggerci. E torniamo a casa a fare l'armatura. Che? Sento dei rumori strani. Aiuto. Dov'è la strada per casa? Non è che qua appare qualcosa e muoio, ragazzi. Non credo, spero di no. Non voglio morire adesso. Ma adesso ci avrò la paura di morire tutto il tempo. Per colpa che ho la spada di diamante, il piccone. Se muoio, non so che succede. Non so proprio che cosa può succedere. Quale potrebbe essere la mia reazione. Perciò mi devo preparare bene al Nether. Ma nel Nether poi che faccio? Una volta che ci sono entrato, che faccio? Che cerco?
Mica posso cercare. Come si chiama? Il drago là, il dragone. Come cacchio si chiama? Il drago del Nether, non mi ricordo. Che drago di Nether, però. Vabbè, torniamo a casa. Se è notte, non ho paura. Ho la spada in diamante. Ormai, mostri, mi fate un baffo. E infatti è notte. Corri in casa. Ho detto che non ho paura, ma non è vero. Aiuto. Corri in casa. Corri, Bagarospo, corri. Corri, Forest, corri. No, 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 il creeper. Aiuto, no, c'è il creeper. L'amo mi distrugge la casa. Quello è un creepetto. Aiuto, creepetto. No, sta venendo qua. No, scappa. Corri nella miniera. Corri nella miniera. Corri, aiuto. Aiuto. Mica viene fino a qua. Non viene fino a qua, vero? Aiuto, c'è il creepetto. C'ho la roba in diamante addosso. Proprio fuori casa. Si era proprio appostato vicino alla porta. Un po' più lontano della porta. Deve arrivare prima o poi il Bagarospo. Deve. Sono arrivato e l'ho trovato bello là. Fai giorno. No! Sta arrivando qui dentro. Ma entra pure nelle caverne dove c'è la luce. No, ragazzi. Non mi dite che entra nelle caverne dove c'è la luce. No. Ma se scoppia in faccia a me, muoio direttamente. Dove stai, creepetto della malora? Muori! No, sta scoppiando! Aia! Non sono morto! Sono ancora vivo! Entriamo in casa! E lo scemo con le frecce, lo scheletro, possiamo distruggerlo! Con la spada in diamante! Pure il cacchio di ragno! Muori ragno, entriamo. Entra in casa adesso, entra in casa. C'è pure l'Enderman, c'era. Andiamo in cantina che è meglio. Anzi no, dormiamo, dormi. C'era pure l'Enderman lì fuori, ragazzi. C'era pure l'Enderman. Sono vivo. Sì. Sono sopravvissuto a un creepetto. Che? Fatto uno sbalzo strano. Ok, facciamoci subito, immediatamente. Immediatamente. Proprio pure in francese, l'armatura di... Dove sta il ferro? L'armatura in ferro, subito. Vabbè, l'ho messo a fare il ferro, ragazzi. Magari la prossima volta facciamo questa, l'armatura in ferro, l'accendino. Mi dovete dire come si fa l'accendino. Che materiali ci vogliono e come si crafta. E niente, ragazzi, siamo qui di nuovo pronti. Facciamo aspetto per sicurezza, facciamo salva e torno al menu principale. Vabbè ragazzi, questo era il gameplay di Nabbo su Minecraft. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto arriviamo a 500 like subito. Un altro episodio di Nabbo su Minecraft, ragazzi. Quindi spolliciate alla grande, cliccate un bel mi piace. Iscrivetevi al canale, ragazzi, se non siete iscritti, per i prossimi video di Nabbo su Minecraft. Se non vi siete visti quelli passati, andatevelo a vedere, cose favolose. Passate dai social che abbiamo in descrizione, la nostra pagina Facebook, Instagram e il nostro gruppo Telegram, dove mettiamo tutte le cose più belle e più divertenti e più stupidate del mondo. E ragazzi, poi può capitare che il gameplay non vi sia piaciuto, che speravate che il creepetto mi faceva morire. Se speravate che il creepetto mi faceva morire, da parte appunto del creepetto, Madonna. Grazie ragazzi, da Jonathan Amendola, Amendola Brothers, al prossimo video. Ciao a you!